Quando una squadra come la Jumbo Visma si può permettere di far vincere a un suo gregario d'eccezione, intendiamoci, ovvero Sepp Kuss, uno dei tre grandi giri al mondo, ovvero la Vuelta di Spagna, vuol dire che la Jumbo Visma è senza ombra di dubbio la squadra più forte del ciclismo contemporaneo. Io a memoria non ho ricordanze di una squadra che vince con tre atleti differenti il Giro, perché la Jumbo lo ha vinto con Roglic, il Tour, perché la Jumbo l'ha vinto con Vingegaard, e la Vuelta, perché la Jumbo l'ha vinto con Sepp Kuss. Però, attenzione, c'è qualcosa che si sta muovendo, ci sono molti sospetti, molta dietrologia dietro a tutte queste vittorie della Jumbo, perché una volta qualche atleta, una volta qualche ex atleta mettono sempre in discussione le vittorie della Jumbo Visma. Allora, c'è un precedente molto pericoloso nella Jumbo, infatti qualche tempo fa la Jumbo Visma ha sospeso un suo corridore che è stato trovato subito dopo una corsa positivo a una sostanza dopante. Adesso questo corridore affronterà un vero e proprio processo penale, perché l'uso di doping è sottoposto al diritto penale. So per certo però che per chi come me ha assistito allo scandalo Festina e poi a quello Armstrong, mettere la mano sul fuoco su certi risultati è sempre molto difficile, perché la Jumbo Visma in effetti è fortissima in strada, ma non solo, è forte nella gestione del team, come dicevo prima ha un secondo team parallelo di sviluppo, è fortissima nella ricerca degli sponsor, insomma la Jumbo Visma vince perché è oltre una grandissima squadra, e in Italia di squadre come la Jumbo non ce ne sono, quindi il nostro ciclismo dovrà aspettare ancora molto prima di arrivare al livello della Jumbo Visma, ma soprattutto vince perché è forte in qualsiasi ambito. E guardate, i sospetti sulla Jumbo sono talmente forti e secondo me ingiusti. Io, diciamo, ho imparato una cosa, cioè tutti, anche nel ciclismo, sono innocenti fino a prova contraria. Questi sospetti, come dicevo poco fa, sono talmente forti nella Jumbo che Vingegaard al Tour de France, in diretta mondiale, ha dovuto dire: io non prendo niente che non darei a mia figlia. Ora, le cose sono due. O si crede letteralmente a quello che dice Vingegaard, e io ci credo, oppure dobbiamo sostenere che Vingegaard sia un bugiardo. Allora, oggi come oggi, un'onta come quella del doping ti rovina la carriera. Non hai più modo di ritornare. E quindi perché uno come Vingegaard dovrebbe mentire? Poi, nessuno di noi è dentro la mente dei corridori, nessuno di noi sa quello che fanno, però se noi non ci liberiamo delle ombre, scusatemi, del doping, non potremmo mai goderci una vittoria come quella di Kuss, come quella di Vingegaard, come quella di Roglic, o meglio come quella della Jumbo Visma. Quindi impariamo, lo so che è difficile, impariamo a mettere da parte i sospetti di doping, impariamo, e partiamo dal presupposto che tutti i ciclisti sono innocenti fino a prova contraria, perché tanto se non è oggi sarà domani, ma prima o poi, se hanno fatto i furbi, prima o poi li beccano sicuramente. Quindi la Jumbo non vince perché i suoi atleti si dopano, la Jumbo vince perché è una squadra stellare, organizzata in modo fantastico, piena di quattrini, tutti i campioni vogliono correre nella Jumbo, e c'è un motivo se poi la Jumbo vince. Vince perché è forte in tutti gli aspetti in cui una squadra World Tour dovrebbe eccellere. Ok, Fringuelli, fatemi sapere che cosa ne pensate, noi come sempre ci vediamo al prossimo video, buon allenamento alla prossima, ciao!